Pulire dai rifiuti la spiaggia, tenendola pulita per sé e per chi verrà. Utilizzare una borraccia per evitare che ulteriore plastica vada in discarica. Piantare un fiore, contribuendo alla biodiversità. Spegnere l'interruttore per consumare e inquinare meno. Utilizzare la bici al posto dell'auto o dello scooter. Avere cura dei beni culturali, un patrimonio di tutti. Sono i 6 gesti da condividere per diventare un ecovolontario, su cui si basa la campagna di comunicazione sulla tutela dell'ambiente e del patrimonio ambientale presentata a Teramo in occasione della 5ª giornata della comunicazione sociale promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Un gesto da condividere: se ami l'ambiente, difendi la biodiversità e diventa ecovolontario. E questa è una campagna molto bella, messa in piedi dal CSV Abruzzo. Sì, è una campagna con la quale cerchiamo di sensibilizzare le persone all'utilizzo dell'ambiente in modo corretto. Le associazioni che hanno partecipato hanno lavorato insieme e questo è uno degli obiettivi che ha il CSV, cioè quello di fare in modo che le associazioni di volontariato collaborino sempre di più tra di loro, costruendo relazioni positive per mettere in piedi dei progetti che possono avere una valenza importante sul territorio. Noi crediamo proprio che con questi piccoli gesti si possono fare grandi cose. E un'altra questione molto importante è che questo lavoro che è stato fatto serve anche a valorizzare, a promuovere le associazioni di volontariato che hanno collaborato, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e, perché no, avere dei nuovi ecovolontari a disposizione delle associazioni che magari prestano la loro attività volentieri. Chi vuole diventare ecovolontario cosa deve fare precisamente? Intanto può venire al CSV per sapere quali sono tutte le associazioni che si occupano di ambiente nel loro territorio e poi rivolgersi a loro e, rivolgendosi a loro, chiedere di partecipare delle loro attività. Penso saranno ben contente le associazioni di avere giovani o volontari che danno il loro tempo e che sono disponibili a portare avanti quello che loro da tanti anni magari provano a far conoscere sul territorio.